tutti a dormire. Così domani mattina ci svegliamo presto. Mi fai un po' di posto? È stata l'idea di dormire qui davanti al camino. Per poco non ci asfissiamo tutti. No, non è il camino. Sentite che l'aria è pulita. È il camino, è il camino. Non vedi che siamo tutti intossicati? L'autobus. Che ore sono? Dobbiamo andare a vedere se c'è ancora, se l'avessero rimorchiata mentre dormi. Lei ha qualcosa che non va. Forse sta male. C'è qualcosa che non va? Ti senti bene? Cos'hai? Perché non rispondi? Ehi! Ti faccio un tè? Di qualcosa! Ehi! Ehi! Vado a vedere dell'autobus. Come diavolo hai fatto arrivare prima di me? Ma io non mi sono mosso da qua. Che diavolo sta succedendo? Dai, ti ho fatto un po' di tè, almeno ti fa bene. La schiena. Come la schiena? Cosa c'hai? La schiena. Dammi una mano che provo a dargli un'occhiata. Posso fare qualcosa? Cristo! Ma cosa? No, non ti preoccupare, non è niente. Come? Come non è niente? Ma non vedi? Shh. No, non sta zitto. Non si può stare zitti. Quella cosa non è normale. Cosa diavolo sta succedendo? Dobbiamo stare calmi. Mommy! Vieni. Ti accompagno di sopra. Così... così ti riposi un po', dai. Allora, avete trovato qualcosa? Andiamo via! Purtroppo non credo che sarà così facile andarsene via da qui. Sembra che... io ho camminato, noi abbiamo camminato. Ma è come se stessimo girando intorno. So che può sembrare assurdo. Assurdo! Quello che è successo qui è assurdo! La ragazza che sta male! Tommy l'ha portata su! Oddio! Perché? Che è successo? Allora, ma perché non possiamo andare via? Eh? Ma che vuoi, dai? Hai sentito, no? Non ce se ne può andare! Che è successo? Diceva di avere un dolore alla schiena, ho controllato, impressionante. Non mi sembra il tipo da impressionarsi per una ferita. Ferita? Non ho mai visto niente di simile. Ha un buco che l'attraversa da parte a parte, potrei infilarci un braccio dentro.
E la cosa strana è che lei non si accorge di nulla. Ma come può essere? Non può essere. C'è qualcosa... Non so. Siete andati a vedere l'autobus? Avete trovato qualcuno? Dobbiamo andarcene da questo posto. C'è una cosa che devi sapere. È possibile che non ci sia niente che possiamo fare. Ma che ne so? Ma cosa vuoi che ti dica? Ma guarda te, se io devo perdere il mio appuntamento per stare qui intrappolato insieme a 5 coglioni in un posto dove... Ma che stai dicendo? Dici sul serio? No, non è possibile. Dobbiamo andarcene via subito da qui. Adesso lo dici? Adesso lo dici? Che cosa dicevo io ieri? Se ce ne fossimo andati! Ma no, restiamo qui! Tu e le tue idee del cazzo! E adesso guarda che situazione di merda! Ma che cosa aveva quella ragazza di sopra? Non ho mai visto niente di simile. Ma chi se ne frega di quella puttana? Ci siamo noi nella merda adesso! E poi stai ancora a ascoltare quello che dice? Che cazzo stai facendo tu? Metti giù la valigetta, non ti azzardare mai a mettere le mani nella mia valigetta! Che cazzo vuoi tu? E adesso date una calmata, eh? Era ora che qualcuno ci pensasse. È così, eh? Tutti coalizzati contro di me. Bene. Molto bene. Fanculo. Ma cosa succede? Dicono che non si può andare via. La ragazza di sopra, che cos'ha? Non lo so, ma vedrai che ce la caveremo. Non può essere reale tutto questo. È un incubo. Può essere soltanto un incubo. Ora ci risveglieremo tutti quanti e non sarà successo nulla di tutto questo. Nulla. Situazione strana, non mi erano mai capitate delle cose del genere. Ho paura, voglio andare via. Non ti preoccupare, adesso vado io a raggiungere l'autobus. E come credi di farlo? Girando in cerchio? Ma ti rendi conto di quello che mi stai dicendo? Come puoi pretendere che io creda che ovunque andiamo torniamo sempre nello stesso punto? Mi sembra di aver capito che anche qui sono successe cose strane. Quelle le hai viste con i tuoi occhi. Come te le spieghi? Io... Credimi, se esiste un modo per andare via da qui, non è camminando. Scusa, ma che vuoi dire? Che ne sai tu? Che stai guardando? Quella porta, mi sembra che mi ricordi il sogno che ho fatto stanotte. Quale sogno? Ma un sogno strano, c'era una luce che entrava proprio da sotto quella porta. Una luce? Ora che mi ci fai pensare, ho la sensazione anch'io di aver fatto lo stesso sogno. Forse è un po' troppo tempo che stiamo insieme. Se iniziamo a fare gli stessi sogni, penso che non avremo più niente da raccontarci. Comunque voglio trovare un modo per andarmene. Non ci resisto più qui. Mi ha spaccato un labbro. Mi dispiace, ma te la sei cercata. Non me ne frega niente del labbro. È che non sanguina. È rotto, ma non esce una goccia di sangue. È molto strano. Senti, con tutte le cose che sono successe qui, il tuo labbro è l'ultima delle mie preoccupazioni. Dobbiamo trovare un modo per andarcene. Per quel che me ne frega ormai. Come? Improvvisamente non ti porta più niente? Avrei dovuto consegnare questa valigetta stanotte a delle persone che non me la faranno passar liscia. Non so se per me ora sei più sicuro rimanere intrappolato in questo posto o
tornarmene a casa. Senti, non voglio neanche sapere cosa c'è dentro quella valigetta. Non è possibile. Era mattino meno di 2 ore fa. E allora? Ma non vedi la luce? Nonostante la nebbia, sono convinto che il sole stia già tramontando. Fra pochi minuti sarà buio. È assurdo. Ma che succede? Quella cosa. Che c'è? Cosa diavolo era? Perché ha urlato? Avrò fatto un brutto sogno. Oh mio Dio, mio Dio. Ecco, ha perso il cervello. Ci mancava solo questa. Era qui. Voi eravate come morti. Oh mio Dio. Ci stava divorando. Perché mi guardate così? Non è un sogno. È tutto vero! Dai, sta tranquillo. Sarà stato solo un incubo. No, non è stato un sogno. Ha ragione lui. Eravamo a terra, rannicchiati in cerchio. Con gli occhi spalancati non riuscivamo a muoverci, vero? Sì. Voi non siete reali. Voi non dovete essere qui. Alex, se sai qualcosa è meglio che ce la dici subito. Il cerchio dei morti. Cosa? Sì. Mi sembrava che questa situazione avesse qualcosa di familiare, ma non mi veniva in mente cosa. Avrei dovuto pensarci prima. Mi dispiace. È meglio che andate a dare un'occhiata alla ragazza. Che c'entra la ragazza? Io non ci capisco più niente, ma che diavolo dici? La ragazza. Ci vuoi spiegare sì o no che cos'è questa storia del tondo dei morti? Il cerchio dei morti. Cinzia, vuoi ripetere il sogno che hai fatto questa notte? Cosa? Sì, dai, quello che ha raccontato Thomas poco fa. Quello della luce che passava sotto la porta. Esatto. E scommetto che anche tu questa notte hai fatto lo stesso sogno, vero? Anche io ho visto la stessa immagine. E lo stesso vale per Thomas. E anche tu, immagino. Pensateci bene, l'ultimo ricordo che abbiamo di ieri sera è di quella porta che si apre. Qualcosa è accaduto questa notte. Tutti noi l'abbiamo visto, ma nessuno se lo ricorda. Ma tu lo sai? Io sono un appassionato di misteri e ce ne sono un sacco che sono rimasti senza soluzione. Dovreste vedere. Ebbene, è proprio uno di questi che mi martella in testa da stamattina. Noi in gergo lo chiamiamo il mistero del cerchio dei morti. Non so quando accadde la prima volta. Quel che so è che ogni tanto succede. L'ultima volta ne hanno parlato anche i giornali. È in un articolo di diversi anni fa. Gruppi di persone vengono trovate morte, apparentemente senza motivo. Non hanno ferite, non hanno veleni, non hanno droghe, non hanno nulla. E in tutti questi casi i cadaveri sono stati ritrovati in cerchio, rannicchiati, con una terribile espressione in volto. Non capisco perché mettere i cadaveri in cerchio. No, la cosa strana è proprio questa. Sembra che in quella posizione ce l'abbiano messi molto tempo prima di morire. Capisci? Non erano né legati né drogati, ma tutti sono rimasti lì, immobili, lasciando che qualcosa li divorasse uno dopo l'altro. Perché non hanno reagito? E perché non se ne sono andati? Nessuno l'ha mai capito. Ma ora è tutto chiaro. Per te forse. Io non ho ancora capito cosa c'entra con noi questa storia. Ma come fai a non capire? La stessa cosa sta accadendo a noi. Credi di essere veramente in questo posto? Credi che nella realtà possano accadere le cose che stanno accadendo qui? Sai perché andando ci torniamo sempre nello stesso posto? Perché noi in realtà non ci stiamo muovendo affatto. Nulla di quello che facciamo qui è reale. Nella realtà noi siamo sdraiati in cerchio, aspettando che qualcosa di mostruoso ci divori la vita ad uno, mentre le nostre volontà sono imprigionate in questa trappola.
Che diavolo succede? Che ci fai con quei vestiti? È svanita. È svanita davanti ai miei occhi. Sono rimasti solo i vestiti. Senti, non sono in vena di stronzate. Già mi sono dovuto sorbire una valanga di assurdità su morti misteriose e cose del genere. Non ti ci mettere anche te. Dov'è finita la ragazza? Tu dici così perché non l'hai visto. Non hai visto cosa è successo qui prima. Qui stanno succedendo cose assurde. Cosa c'è? Cos'hai? Questo posto maledetto. Non fare così. Mi spaventi. È qui. L'ho sentito, è qui.